Il Signore ci invita tutti a diventare pescatori di uomini, ma è un mestiere un po' strano questo. Forse lo riusciamo a capire se cominciamo a vedere come la vita di ciascuno di noi è legata alla vita di altri, di altre persone che ci stanno vicino. Vi dico la mia esperienza, circa 30 anni fa venne nella mia parrocchia un gruppo di catechisti e vivevano un pochino come dei barboni, girando di città in città, annunciando il Vangelo. Annunciavano il Vangelo ai parroci e portavano una buona notizia. I parroci in generale dicevano che già quella buona notizia l'avevano sentita già proclamare altre volte, ma la novità era che queste persone con la loro vita testimoniavano che quella notizia era davvero importante, la notizia che il regno dei cieli era arrivato. Allora, cosa c'entra con la pesca? Io sono uno di quelli che sono stati pescati. Sono un uomo pescato da un altro uomo. In effetti, mio fratello Romano allora iniziò questa esperienza ubbidendo a questo invito che questi catechisti itineranti avevano fatto di iniziare una catechesi per adulti. E mi diceva: "Guarda, vieni perché è una cosa fantastica, un'esperienza bellissima e sto sperimentando una gioia incredibile." Io ero scettico, però l'entusiasmo di mio fratello mi contagiò e adesso a distanza di 30 anni vedo che quella era veramente una storia bellissima che stava per iniziare, era la storia della mia conversione. Oggi io sto convertendomi, sto cercando di convertirmi, ma soprattutto sto scoprendo che quella buona notizia ha cambiato la mia vita, mi ha dato la gioia. Capisco che allora mio fratello, nei miei riguardi, aveva svolto la funzione di pescatore. E sono contento di essere pescato, stato pescato dal Signore attraverso mio fratello.